basta così. Venite qui. C'è del un lavoro. Un acquario vuoto. Quello è un'ampolla, non è un acquario. Mi serve un acquario vuoto. I pesci sono una distrazione di cui i ragazzi non hanno bisogno. Giustamente. Andate a cercarlo. Ormai sta diventando tutto minimale, cioè mi serve questo. Vai. Basta, fine, non ha detto più nulla. Mi serve questo, non chiedete perché. Vai. Nell'insieme ci mancano solamente 7 manifesti e un pezzo di legno e dobbiamo trovare una bacinella per i pesci vuota, che in realtà che loro chiamano acquario nel modo sbagliatissimo. È un po' come l'Italia, solo che sono francesi. E beh, certo, come no. Bello. Guarda, come vi dicevo qua, ci sono punti in cui non trovi un cazzo. Proprio come avevo già detto, ci sono punti proprio zero, non trovi assolutamente nulla. E all'improvviso ti mettono una zona intera dove trovi tutto assieme, a parte le lanterne dove non ti fanno passare, tutto assieme in un unico pezzo. Fammi indovinare. Ok, no, niente, scherzavo. Stavo dicendo, non è che posso passare saltellando sopra i muri così. Beh, in realtà, aspetta. In realtà sì. Credo, non vorrei, ma credo di aver appena hackerato un sistema. Può essere? No, credo che in realtà fosse voluto. O forse no, aspetta. In realtà credo che non fosse voluto per niente. Alex, devi saltare qua. Bravo. Allora, io non so neanche dov'è il mio obiettivo. Eccoci. Mi serve una mano. Il mio obiettivo mi sa tanto che è da quella parte. Però ho bisogno di Melman. Credo di aver... È ora di mimetizzarsi. Veramente, tagliato un bel pezzettone facendo quel salto. Solo che il gioco non lo considera ancora tale. Può essere? Oh no, aspetta. Torna giù, per favore. Sono abbastanza sicuro, ecco, che torni giù da solo. Allora, e io come... Oh cavolo, credo veramente di aver tagliato talmente tanto che non ho idea di dove dover passare ora. Aiutami, Melman. Aiutami, virgola, Melman. Ma perché? Perché queste zone di morte a cazzo di cane? Neanche io mi riconosco. Eh beh, certo, come no. Sì. Eccolo. Ah sì, virgola, eccolo. Ma questi dialoghi, ma perché? Scusi signora, non volevo ruggirle addosso. Perché questi dialoghi alla cazzo di cane? Veramente senza un senso logico. Guarda, ti giuro adesso, visto che mi serviva Melman, gli faccio fare la zona velocissimo. Faccio tutto quanto il più in fretta possibile per finire questo livello, visto che ho tagliato praticamente già delle parti. Oh, guarda, l'ultimo pezzo di legno. Grazie. Ma non costruirò niente, qualunque cosa sia. Devo solo capire dov'è che deve entrare Melman. Perché credo che l'ultimo pezzo serva proprio Melman, visto che ci sono le casse che io non posso oltrepassare. Tranne gli altri pezzi dove serviva Alex per salire. Devo capire dove deve salire Melman qua io. Ah, ecco, forse da qua. Allora, aspetta. Essa. Vieni, Melman. Bravo, torna qui. Andiamo in incognito. Andiamo in incognito, ma io non so. Ah, forse da qua? Può essere? Credo di sì. Credo che sia la soluzione. Anche se, ecco, un po' di incastro è stata questa soluzione. Allora, devo fare il giro che con Alex abbiamo tagliato tutto. Volendo, in teoria, come sempre, posso andare a prendere gli oggetti, ma non ci servono nella realtà, quindi vai pure, Melman. Tanto tutto il pezzo te l'abbiamo già liberato, quindi in teoria anche tu volessi continuare. Pare sia bello. L'unico zoo dove andremo è a New York, Melman. Ah beh, certo, giustamente, non socializziamo con... non socializziamo col nemico. I francesi non sono ammessi negli zoo americani. Allora, io non so dove devo andare con Alex. Credo ho bisogno di te. Che se faccio un paio di salti arrivo più o meno dove devo. Sì. Deve essere lì. Non credo che fosse così che io devo fare, ma finché ho il doppio salto, ehi, che cacchio me ne frega a me.
Scusami, se il gioco non me lo impedisce, devo preoccuparmene io. Quindi Melman. A parte che ho sbagliato tutto. Melman, tu qua, non ti muovere. No, a parte che è scomparso una certa. Scusami un attimo. Ah, ecco come. Credi davvero? No. Ecco qua, no. Devi salirci sopra, mi sa, Melman. Eccoci qua, perfetto. Dove sei, Alex? Vieni. Oh, finalmente il passaggio le libero. Anche se Alex si blocca in mezzo al nulla. Non so. Allora, l'oggetto è là in fondo. E fin qua ci siamo. Il punto è: a cosa mi è servito salire fin qua? Scusami, a parte che vedo la Torre Eiffel, finalmente. Scusami, cosa mi è servito arrivare qui a me? Allora, forse devo fare un salto col Melman da qui a là. Ma allora cosa mi è servito? Non lo so, guarda. Va bene. Ci arrivo, perfetto. Mi fanno fare sti giri di strada assurdi quando basterebbe veramente un paio di saltini inutili giusto per la strada che devo fare. Ti fanno fare un allungamento di strada per niente. E abbiamo trovato l'ampolla, cioè in sostanza il fatto che Alex venga qui non serve assolutamente a nulla. Guarda, è sporca. Credo che abbiamo tagliato talmente tanto che se riguardo la registrazione non capirò effettivamente neanche come l'ho finito questo livello. Però va bene così. Io mi incammino verso la mia meta. Ed ecco qua la vostra... il vostro acquario. La vostra. Ok, c'è poco tempo, ragazzi. Oh, di nuovo. Un po' di provviste al più. Va bene, di nuovo la corsa alle provviste. Questo vuol dire che probabilmente il prossimo livello è già quello del circo? Credo di sì, non ne sono sicuro. E facciamo Alex, perché ha il doppio salto. Assolutamente. Va bene Marty, che magari è un filino più veloce. Sciocchezze, Marty. Certo che sì, manca a tutti. Giustamente. Credo che manchi più a te, Alex, che agli altri. Credo che gli altri ormai se ne sbattano relativamente le balle del come si chiama? Dello zoo. Magari lo zoo vi ha anche sostituito con animali più carini. Oh no, ecco, ne stavo dicendo, non c'è più nulla. Vai, prendi tutta la roba che fa un Marty, questa è roba mia. Maledetto. Ti spacco la faccia. No, non si fa. Tempo. Oh, a sto giro credo di aver fatto una sfraccata di punti. Credo di aver fatto veramente molti più punti di quanto dovrei. No! Per uno! No! Dannazione! Volevo arrivare a 100! Vabbè, 5 stelle. Vediamo, trofeo? No, questo vuol dire che di questo ce n'è ancora uno.